Intanto lei crede che sia davvero possibile costituire un'intesa con il Partito Democratico? Beh, se il Partito Democratico parte dall'interesse di dare delle risposte al Paese, quelle che sono state fortemente richieste il 4 marzo, io credo che sia possibile. Però chiaramente sia voi, se ci si arriverà mai a questa intesa, sia il Partito Democratico che il Movimento 5 Stelle dovranno comunque trovare un compromesso, fare dei passi indietro rispetto anche a quelli che sono i programmi con cui sono presentati agli elettori. Pensate di riuscire ad arrivare a questo obiettivo Noi comune? abbiamo proposto un contratto con dei punti, è chiaro che poi si dovranno discutere insieme alla parte che vorrà farlo con noi. Quindi noi siamo disposti ad una mediazione, certo è chiaro che i punti che abbiamo indicato come la lotta alla povertà, l'abbassamento delle tasse alle imprese e delle correzioni a tipo la buona scuola, il Jobs Act ed una serie di altri provvedimenti sono dei punti fondamentali, ma io ritengo che poi anche il Partito Democratico abbia interesse a dare quelle risposte che gli hanno fatto perdere tanti voti, insomma, e quindi correggere anche il tiro degli ultimi 5 anni. Però certo, presentarsi a una trattativa chiedendo la cancellazione del Jobs Act che Renzi ha considerato il fiore all'occhiello del suo governo, è un po' difficile che poi il Partito Democratico possa accettarlo, lei non crede? Parlando solo di programmi, restando solo Parlando solo di naturalmente sulla programmi, questione io a programmatica. quel punto, nel momento in cui si va a dialogare con il PD, arrivati al punto del Jobs Act, lì porrei anche dei dati, dei numeri. I numeri ci dicono che il precariato è aumentato. Il Jobs Act ha avuto una spinta all'inizio nel 2015, quando era stato affiancato da generosissime decontribuzioni che adesso non ci sono più. Quello che è restato, quello che rimane, è il precariato che aumenta. Per cui se il Partito Democratico vuole correggere il tiro, allora bisognerà discutere profondamente anche il Jobs Act e soprattutto le tutele per chi resta senza lavoro e soprattutto ancora, prima di tutto, le politiche attive. Allora, andiamo a sentire che cosa ha detto prima Roberto Fico quando, subito dopo, aver incontrato il Capo dello Stato. Buon pomeriggio a tutti. Il mandato esplorativo che mi ha affidato il Presidente della Repubblica ha avuto un esito positivo, si conclude qui oggi con un esito positivo, ovvero il dialogo tra il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico è un dialogo avviato e in questi giorni ci sarà anche dialogo all'interno del Movimento del Partito Democratico, quindi insieme alle forze politiche, aspettando anche la direzione del Partito Democratico che si terrà la settimana prossima e quindi il concetto fondamentale è che c'è un dialogo che è avviato. Io credo che sia importante, ragionevole e responsabile rimanere sui temi, rimanere sui programmi che sono il centro vero poi del cambiamento del Paese e dell'interesse di tutti i cittadini italiani. Vi ringrazio. Ecco, abbiamo letto sui giornali che c'è molta inquietudine da parte della vostra base, perlomeno da quella che si manifesta sul vostro blog, perché poi naturalmente 11 milioni di elettori non è che tutti vengono, sono attivi sul blog. Come gliela spiegherete una possibile alleanza col Partito Democratico se ci si arriverà rispetto a quelle parole che Di Maio ha detto solo 2 giorni fa che riguardavano la Lega? Insieme possiamo fare grandissime cose per il Paese, visto che il PD e la Lega sono veramente due forze alternative l'una all'altra. Infatti noi alla nostra base spiegheremo che non stiamo andando a fare alcuna alleanza. Noi stiamo cercando delle convergenze sui temi, su quelli che sono soprattutto i nostri temi, perché abbiamo portato in Parlamento 338 parlamentari con il 32%. Per cui è chiaro che dai nostri temi, che sono stati quelli preferiti, scelti dagli italiani, si dovrà partire. Non si parla di alleanza, ma si parla di siglare un contratto di governo. È chiaro che questa è un'innovazione che ad alcuni può incutere timore, perché come tutte le cose nuove non si conoscono, ma il contratto sarà il garante del nostro programma, di quello che andremo a fare poi con la forza che deciderà di siglarlo con noi.
Ecco, ma questo contratto, semmai sarà stipulato col Partito Democratico, prevede comunque, finora non se n'è mai parlato, anche un passo indietro di Luigi Di Maio, cioè che potrebbe non essere lui il Presidente del Consiglio di un futuro governo. Questo verrà chiesto sicuramente da parte del PD. Ma io non mi spiego perché dovrebbe essere chiesto. Luigi Di Maio è risultato... secondo lei dovrebbe in qualche modo essere presa in considerazione e accettata questa ipotesi o no? Guardi, secondo me no. Assolutamente no. Cioè, perché Luigi Di Maio deve essere comunque il Presidente del Consiglio. Ma Luigi Di Maio non solo rappresenta quel 32% e quindi sarebbe il garante del contratto, ma è il risultato di un percorso che noi abbiamo avviato già dall'anno scorso, da settembre dell'anno scorso. E abbiamo preso, ripeto, il 32%, 11 milioni di voti, anche perché il portavoce del nostro programma è stato Luigi Di Maio. Per cui l'intento eventuale... Però non avete preso la maggioranza, il 32% non è il 50%. Però, il sistema è proporzionale. Certo, ma abbiamo quasi doppiato la seconda forza di questo. Io credo che non si possa prescindere da questo. È molto importante, è un risultato straordinario che deve essere anche rispettato, e rispettato anche il percorso che ha condotto a questo risultato. Allora, sentiamolo un po' cosa ha detto Di Maio, che esplicitamente ha conosciuto: noi siamo la prima forza, però non abbiamo i voti per governare, perché comunque abbiamo il 32%, quindi dobbiamo comunque andare a cercare altri voti e stipulare chiaramente degli accordi per poter mettere insieme un governo. Sentiamo Di Maio. Abbiamo il 32%, non siamo autonomi e quindi stiamo cercando di portare a casa un buon contratto di governo a rialzo, non un compromesso a ribasso, ma un contratto a rialzo che possa risolvere i problemi degli italiani. Ora la questione è questa, l'interrogativo è questo. Ai cittadini interessa avere, per quanto riguarda i 10 milioni di poveri, un reddito di cittadinanza che gli consenta di integrare il proprio reddito fino al di sopra della soglia di povertà, oppure che due forze politiche litighino per l'eternità? Ai pensionati interessa avere una pensione di cittadinanza che consenta ad una coppia di pensionati di arrivare a 1.170 euro al mese, oppure che le forze politiche continuino i loro litigi, le loro opposizioni, le loro guerre? Io capisco chi dice tra i nostri mai col PD, come capisco chi dice tra quelli del PD mai col Movimento 5 Stelle. Ma qui non si è mai trattato né di andare con la Lega in passato né di andare col PD. Qui si sta parlando non di negare le differenze, non di negare le divergenze, le profonde differenze che ci sono per storie politiche, per quello che è stato nel passato, per quello che è oggi nel presente. Qui stiamo semplicemente cominciando a ragionare in un'ottica che non è semplicemente degli schieramenti, ma del cominciare a dire che abbiamo questa opportunità, questa 18ª legislatura. Se si riescono a fare le cose bene. Allora, tra l'altro c'è una dichiarazione del capogruppo al Senato del Partito Democratico Marcucci, che è sempre molto, insomma, uno dei più contrari all'ipotesi di un'intesa col Movimento 5 Stelle, che ha detto: l'ottimismo del presidente Fico è sorprendente, con la logica del fatto compiuto non si va da nessuna parte, la direzione del PD, che è una cosa seria, dovrà decidere se aprire o meno a questo confronto. Lei si sente di dire, come ha detto l'altro giorno Di Maio, che a questo punto il dialogo con la Lega è definitivamente chiuso per sempre? Noi siamo molto corretti da questo punto di vista. Cioè, non sarà riaperto magari se non va in porto questa intesa? Il Partito Democratico ha chiesto per avviare un dialogo che chiaramente, come ha detto anche il Presidente della Camera Roberto Fico, dovrà essere sottoposto alla direzione e poi eventualmente ad altri organismi, così come loro decideranno, ma ha chiesto che venisse chiuso il dialogo con le altre forze politiche, noi l'abbiamo dichiarato e così è. Quindi adesso sta al Partito Democratico decidere se, anziché parlare di premier, di poltrone, vuole parlare di quello che c'è da fare, e allora noi siamo lì, disponibili. E non sarà riaperto neanche successivamente? Cioè, se dovesse fallire questa trattativa con il PD, non c'è la possibilità che poi si riprenda in considerazione quell'altra alleanza? Credo che, arrivati a questo punto, se dovesse fallire il dialogo con il Partito Democratico, bisognerà attendere le decisioni del Presidente Mattarella. Ecco, guardi che cosa dice Giorgetti, lo abbiamo anche, che è il numero 2 della Lega, insomma il braccio destro di Salvini. Se 5 Stelle e Dem fanno il governo dei perdenti, il Nord insorgerà. Non la preoccupa?
È un passo indietro da parte di Giorgetti rispetto alla linea della Lega, che di fatto ha promesso la coesione territoriale, e non mi piace questa idea di contrapporre due parti del territorio. Per cui, le ripeto, per me è un passo indietro, non mi preoccupa perché noi abbiamo parlato a un sistema paese, a innovare il paese, a fare gli investimenti di cui il paese ha bisogno, a trattare e risolvere i problemi della povertà, del precariato e soprattutto imprese, tasse, sburocratizzazione. Per cui questo interessa anche il nord, non mi preoccupa. Adesso ricordiamo che la primissima cosa che dovrà fare chi andrà al governo sarà quella di disinnescare le clausole di salvaguardia, esatto, che prevedono 2 punti di aumento di IVA, quindi non poco, e che scatterebbero comunque dal 1° gennaio del 2019. Per 12 miliardi, perché finora miliardi. Nessuno parla di questa questione, mentre invece è la prima incombenza che poi toccherà a tutti. Allora, sentiamo Martina e poi un'ultima domanda a Barbara Lezzi. Cosa ha detto Martina, che ha parlato prima di Di Maio? Riconosciamo e registriamo passi in avanti importanti che vogliamo riconoscere, in particolare rispetto ad alcune richieste, una richiesta fondamentale che avevamo avanzato già al primo giro di consultazioni con il Presidente Fico, relativa alla necessità di chiudere definitivamente una fase, quella diciamo del confronto, della trattativa, del percorso che il Movimento 5 Stelle aveva tentato con centrodestra e Lega. Sono arrivate parole molto importanti, definitive, su questo che noi vogliamo riconoscere come un fatto politico. Al tempo stesso noi non nascondiamo le difficoltà e le differenze che animano questo confronto tra noi. Penso che sia giusto dirlo per responsabilità, per serietà nei confronti del Paese, nei confronti di tutti gli italiani. Abbiamo grande rispetto del dibattito che si è aperto anche nei nostri movimenti. Va assolutamente rispettato, perché è vero che siamo forze diverse. È vero che siamo forze che hanno espresso ed esprimono anche punti di vista molto differenti. Questo non esclude la possibilità, appunto, di riconoscere passi in avanti. Noi abbiamo deciso di convocare la nostra direzione nazionale con il Presidente Orfini il 3 di maggio prossimo. In quella sede noi decideremo, come sappiamo fare come partito comunità, se e come accedere a questo confronto. Lo faremo con lo spirito di chi sa di dovere fare una scelta collettiva. Se lei dovesse dire qualcosa agli elettori del Partito Democratico, che sono molto perplessi rispetto a questa intesa, anche perché fino a ieri sono stati insultati molto anche dalla vostra parte politica, cosa vorrebbe dire? Difidarsi del nostro intento di fare il bene del Paese. Chiediamo un atto di fiducia tale che poi potrà soddisfare anche quelle richieste che sono venute il 4 marzo e che hanno visto comunque perdere molti voti da parte del Partito Democratico, e quindi di farsi anche delle domande, è il caso di farsele. Grazie a Barbara Lezzi per essere stata con noi, grazie. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci.